Una cerimonia si è tenuta questa mattina presso il MUSMI, al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, per festeggiare i primi 10 anni di attività dell'Associazione Culturale Calabrian Army. Nata nel gennaio 2007, dalla volontà di 3 amici con la comune passione per la ricerca storica, l'associazione si è resa protagonista di numerose iniziative culturali, anche a livello regionale, che hanno destato l'interesse e la partecipazione di una vasta schiera di appassionati, diventando un punto di riferimento per tutti gli studiosi della regione e non solo. Con la presidenza del generale di divisione Pasquale Martinello, l'attuale direttivo è composto da Nando Castagna, Domenico Chianesi, Nicola Coppoletta e Vincenzo Santoro. Dopo il saluto del presidente è stato proiettato un filmato sull'attività svolta in questi 10 anni e sono stati ricordati i 3 calabresi medaglie d'oro alla valor militare, Vincenzo Forte, Azzaria Tedeschi e Tito Menniti. Sono stati fatti ascoltare inoltre rarianti di guerra della Grande Guerra con la voce registrata di chi quella guerra la fece davvero, brani narrati e diretti dal maestro Nino Piccinelli che la sua guerra la fece negli Arditi. A seguire l'inaugurazione di una mostra di documenti e cimeli militari. Ci interessiamo di storia militare, dall'epoca napoleonica fino ai giorni nostri, cerchiamo degli eventi e aspetti, personaggi non molto noti fino ad oggi e quindi li abbiamo presentati tutti insieme e li ricordiamo nel decennale. Facciamo un bilancio della nostra attività, più presenteremo 3 medaglie d'oro, quelle meno conosciute probabilmente, ma che sono altrettanto importanti perché sono comunque medaglie d'oro.